Beh, sì, io nel nuoto per salvamento, diciamo, ho avuto una carriera molto lunga dal 2005 fino adesso, ancora sono in attività. La ciliegina sulla torta è stata proprio il campionato del mondo a Eindhoven, in Olanda, dove ho conquistato l'oro nei 100 metri manichino con pinne. Quel giorno mi ricordo l'emozione quando sono salito sul podio, che è partito l'inno, e mi sono venute le lacrime perché rappresentare i colori della nazionale e portare alto il nome del nostro paese è sempre una grande gioia, e di questo devo ringraziare le Fiamme Oro che mi hanno supportato per buona parte della mia carriera. Perché ormai non è facile fare sport ad alto livello, soprattutto in sport, passatemi il termine, minori come il nuoto per salvamento, dove comunque non c'è molta visibilità. E questi sport sopravvivono proprio grazie a società come le Fiamme Oro che investono su atleti e fanno sì che tutte le nazionali di tutti i vari sport arrivino all'eccellenza. Sì, quel giorno non me lo dimenticherò mai. Era il 15 agosto del 2015. Mi trovavo a Capo Vaticano in vacanza con la famiglia e durante un giorno di tempesta un gruppo di turisti russi si erano avventurati a giocare con le onde ed erano stati risucchiati dalla corrente. E una in particolare, una ragazza russa, stava venendo trascinata dalla corrente verso la scogliera. E il caso ha voluto che io mi trovassi là e diciamo, con le mie doti sono riuscito a intervenire e a portarla in salvo. Questo grazie comunque al mio sport, che è proprio il nuoto per salvamento, che mi ha addestrato in anni nel salvare la vita umana, perché non è uno sport solo puramente agonistico, ha proprio una funzione anche sociale di salvaguardia della vita. Poi andare in piscina ad allenare i ragazzi è una cosa molto particolare, cercare di trasmettere la propria esperienza e a dei ragazzi, proprio il trasmettergli la passione, i valori dello sport, lo spirito di sacrificio che poi è importante per la vita.